suo. È anche mio. E se fosse di tuo figlio, te lo mangeresti. Ma non ce l'ho il figlio. E certo, chi ce l'ha il coraggio di fare il figlio con uno come te? Perché invece con una come te dai paesi ci vengono, c'è la fila qua sotto. Perché tu per me non sei stata una sorella, vuoi sapere che sei stata? Vuoi sapere che sei stata una puzzina? Sei stata! Ma che dici? È la penna che mi ha infilato in testa? Le forbici con cui mi hai bucato il culo? Ma io ero una bambina! Ma io ero più piccolo di te! Luci, quante dita sono queste? Quelle? Aspetta. 5. 3 per 8? 24. Pesa più un chilo di piombo o un chilo di piume? Gino, io ti prego, perché questa non l'ho mai capita, nemmeno quando ero una bambina, capito? Prima noi sistemiamo tutta la pratica di papà. Sì. E poi pensiamo a tutto il resto. Il resto. Mario, guarda che non è normale tutta questa frenesia però, eh? Quando uno ha due gemelli di un anno. Questo signore è un dottore vero, vero dottor Mario? Dottor Mario, quanta confidenza, non ce l'ha un cognome? Magnesio. È il dottor Mario Magnesio, è il dottore di papà. Augura lui, augura. Aspetta un attimo, quindi lei, dottor Multicenti. Magnesio! Papà, eh? È bello vispo! Io non l'ho nemmeno portata a quella clinica Gino perché costava un botto! Tu lo fai apposta. Che? Tu a me mi vuoi in stato confusionale, però! Sì, come quando eravamo ragazzini, no? Che mi dicevi che il cappuccetto rosso era andato a letto col cacciatore e si era mangiato il lupo, mi dicevi! Io stavo qua e lo sentivo dal telefono che faceva... Ma non era sordo! Abbassare! Ho appena portato i gemelli da mia madre. E sua moglie? È andata via. Vabbè, perché tutta questa ansia? Se stanno dalla nonna, no? Mia madre ha 88 anni ed è guardata a vista da una badante. Vabbè, se c'è la badante... Riuscirà a tenere a bada mia madre incontinente e contemporaneamente il gemello che ha scacciato da una parte mentre l'altro sta fissando come la Fontana di Trevi, perché se uno smette di urlare l'altro frigna, se uno dorme l'altro monita, se uno dice... Dottor, si calmi. Io porto un bicchiere d'acqua, dai. E la sono illegalizza! Io a volte dubito della tua salute mentale. Eppure sono pazzo di te. Ma come sarà? E come sarà? E come sarà, Mario? Sarà che tu non è che sei proprio a piombo, no? Gino! No, aspetta un attimo però, Gino, per favore. Mi prendi le candele vicino alla porta? E le candele, dove stanno? È lì, che ne vedi? Oh, è tutto a buio, ne vedi? Arrivata, ne vedi? Ne vedi? Aspetta un attimo, ma queste? Ma che ha fatto un furto al cimitero? Se Mario non vuole una tazza di tè, tu gli dirai. Dottore, mi scusi tanto, guardi, vado un momentino di là a prepararmi una bella tazza di tè. Certo che è un vero peccato, invece, che lei proprio non la voglia. Sta cazzo di tazza di tè, va bene? Te bastano come battute? Penso che sì. Tu sei morta!